GF VIP un amaro provvedimento, Katia getta il carico da 90 su Lulu. Gli autori del Grande Fratello VIP 6 decidono di riservare ai concorrenti una punizione. Questa volta, i vipponi vengono puniti a causa dei problemi legati alla pulizia della casa di Cinecittà. Non tutti si metterebbero a disposizione per pulire e tenere le stanze ordinate. A lanciare l'allarme ci aveva pensato Manila Nazzaro, la quale aveva fatto notare come Lulu Selassie spesso si rifiutasse di collaborare. La showgirl, che ci tiene molto alle pulizie, si è anche scontrata con la principessa. Questa non è stata l'unica discussione di queste settimane riguardante l'ordine della casa. Poco tempo fa, durante uno scontro con Valeria Marini, Sofia Codegoni aveva svelato fatti davvero sconvolgenti sul bagno. Ora gli autori decidono di intervenire dopo la puntata di ieri sera. Ebbene, i vipponi non avranno i loro 380 euro a disposizione per la spesa. Manila e Soleil Sorge hanno letto ai loro coinquilini il comunicato, informandoli che potranno spendere 266 euro. Dunque, si parla di 114 euro in meno rispetto al budget previsto. La Nazzaro è apparsa abbastanza infastidita dalla cosa, visto che più volte aveva ripreso i suoi coinquilini. Si tratta di un fattore che i GFini non dovrebbero assolutamente sottovalutare. Invece, confrontandosi con Miriana Trevisan, Jessica Selassie si è detta certa del fatto che ai telespettatori non frega dell'ambiente. Il pubblico sta commentando il suo pensiero, dicendosi contrario. È dalla sua parte su un'altra questione, quella riguardante Katia Ricciarelli e Manila? Katia Ricciarelli al veleno contro Lulu Selassie. Quanto accaduto nella puntata del GF VIP 6 di ieri ha sconvolto un po' gli animi della casa. In particolare, la Nazzaro non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha letto un messaggio condiviso sui social da Clarissa Selassie. Quest'ultima, dopo essere stata eliminata dal gioco, si è ritrovata ad ascoltare delle affermazioni che non le sono affatto piaciute. Con parole durissime, ha accusato Manila di essere una persona falsa, che parlerebbe dietro le spalle di tutti. A consolarla, nel post puntata, ci ha pensato Katia Ricciarelli. Non è la prima volta che la cantante lirica si scaglia contro le Selassie. Questa volta, se la prende ancora con Lulu. Questa è proprio una carogna. Che carogna? Non capisco anche Manu come fa a stare con una così. Le parole della Ricciarelli non sono per nulla piaciute ai telespettatori, che sui social si stanno ribellando. Intanto, la Nazzaro si dichiara delusa dal mancato gesto di Manuel Bortuzzo. Neanche Manu è venuto a farmi una carezza. Ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. La conversazione tra le due amiche della casa di Cinecittà va avanti con Katia che non risparmia tutte e tre le sorelle Selassie tre carognette sono. E non finisce qui. Le due si dicono certe del fatto che Sofia Codegoni è una persona buona e la Ricciarelli non si ferma, vuoi mettere lei con quelle tre cose lì? Nel frattempo, Jessica continua a riflettere sulle parole che Clarissa Fuori ha riservato a Manila. Crede che la sorella abbia, a questo punto, visto qualcosa che loro non sanno sulla showgirl. 2. Uomini e donne Giorgia Lucini crollo per l'ex tronista, feste natalizie amare. Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex compagna di Manfredi Ferlicchia e Andrea Damante,
ha avuto un crollo. Lei stessa lo ha raccontato su Instagram, dove è seguita da più di 620.000 utenti. La giovane, oggi fidanzata con il cestista trevigiano Federico Luschi, la coppia ha anche due figli, Riccardo, venuto alla luce nel 2019, e Tommaso, nato a marzo 2021. Nelle scorse ore ha pubblicato una storia in cui ha spiegato che sta attraversando un periodo buio e che ha bisogno di staccare la spina. Altrimenti detto, per un po', non allieterà più i suoi numerosissimi fan con contenuti social. Lo sfogo di Giorgia è giunto nel pieno delle feste natalizie ed è arrivato come un fulmine a ciel sereno, senza alcun preavviso. Non sto vivendo un periodo facile, ha spiegato l'ex tronista. Ho sempre pensato che l'amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti. Non è successo nulla di grave, ha sottolineato l'ex tronista di Wade. Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui, e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono, sicuramente lo devo all'educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato. La compagna di Luschi si è poi scusata con i fan in quanto, almeno per ora, non se la sente di dare spiegazioni ulteriori del periodo difficoltoso che sta vivendo. Ho bisogno di staccare un po' e di riprendere in mano la mia vita, ha concluso. Restano dunque ignote le cause che hanno condotto la Lucini in un periodo buio. E restano ignoti anche i soggetti che l'hanno delusa. Da quanto trapelato non sembrerebbe che il suo malessere dipenda dal contesto familiare. Quindi il crollo non dovrebbe essere imputabile a una crisi sentimentale con il proprio compagno. Giorgia Lucini with Temptation Island ed ex fidanzati. Giorgia Lucini è legata sentimentalmente dal 2016 al giocatore di pallacanestro Federico Luschi. Prima di conoscere l'attuale compagno, con cui ha messo su famiglia, ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. Nel dating show di Canale 5, timonato da Maria De Filippi, ha ricoperto sia il ruolo di corteggiatrice sia quello di tronista. In quest'ultima veste scelse Manfredi Ferlicchia, con il quale partecipò anche al reality delle tentazioni guidato da Filippo Bisciglia. Dopodiché la relazione giunse al capolinea. Giorgia si è così legata ad Andrea Damante, il quale, conclusa la love story, salì a sua volta sul trono di Uomini e Donne, che lo portò a scegliere Giulia Delelis. La compagna di Luschi si è poi scusata con i fan in quanto, almeno per ora, non se la sente di dare spiegazioni ulteriori del periodo difficoltoso che sta vivendo. Ho bisogno di staccare un po' e di riprendere in mano la mia vita, ha concluso. Restano dunque ignote le cause che hanno condotto la Lucini in un periodo buio. E restano ignoti anche i soggetti che l'hanno delusa. Da quanto trapelato non sembrerebbe che il suo malessere dipenda dal contesto familiare. Quindi il crollo non dovrebbe essere imputabile a una crisi sentimentale con il proprio compagno. Giorgia Lucini with Temptation Island ed ex fidanzati. Giorgia Lucini è legata sentimentalmente dal 2016 al giocatore di pallacanestro Federico Luschi. Prima di conoscere l'attuale compagno, con cui ha messo su famiglia, ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island.
nel dating show di Canale 5 timonato da Maria De Filippi ha ricoperto sia il ruolo di corteggiatrice sia quello di tronista. In quest'ultima veste scelse Manfredi Ferlicchia, con il quale partecipò anche al reality delle tentazioni guidato da Filippo Bisciglia. Dopodiché la relazione giunse al capolinea. Giorgia si è così legata ad Andrea Damante, il quale, conclusa la love story, salì a sua volta sul trono di Uomini e Donne, che lo portò a scegliere Giulia De Lelis.